Vediamo in questo video di approfondire il discorso sui calori specifici del gas perfetto, che il nostro libro di testo tratta alle pagine 440 e 441. Intanto seguiamo un momento il libro per vedere di introdurre il discorso. Perché dobbiamo occuparci di calori specifici e non di calore specifico? Perché per i gas è possibile definire due diversi calori specifici, quello a volume costante e quello a pressione costante. Il problema non si poneva per i solidi e per i liquidi. Il libro dice non c'è bisogno di aggiungere altro, ma in realtà a margine aggiunge altro e in particolare dice che nel caso dei solidi e dei liquidi tutti i calori specifici sono in pratica a pressione costante, perché il volume dei corpi a causa della dilatazione termica non lo si può mantenere costante se si tratta di corpi sotto forma liquida oppure solida. Ma per quale motivo i calori specifici dei gas, e in particolare del gas perfetto, dovrebbero essere diversi a pressione e a volume costante? Bene, vediamolo con questo semplice ragionamento. Il calore specifico è il rapporto fra il calore che viene fornito al sistema ed il prodotto fra la massa del sistema, del gas in questo caso, e il suo aumento di temperatura, la sua variazione di temperatura. Il fatto è che fornendo la stessa quantità di calore Q ad un gas mantenuto a volume costante, cioè in una trasformazione isocora, o a pressione costante, cioè in una trasformazione isobara, si hanno dei diversi aumenti di temperatura e il motivo è ben spiegato dal libro. Infatti, quando noi abbiamo a che fare, scusate, cancello questo, lo devo riscrivere, con una trasformazione a volume costante, quello che possiamo notare è che se il volume rimane costante, noi sappiamo dal primo principio che la variazione d'energia interna è data dalla differenza fra il calore totale scambiato e il lavoro scambiato. Ma siccome a volume costante non viene fornito né sottratto lavoro, ecco che tutta la quantità di calore che viene fornita al gas diventa direttamente un aumento di energia interna. E come sappiamo, nei gas perfetti in particolare, un aumento di energia interna si manifesta come un aumento di temperatura delta T. Dunque, tutto il calore fornito ha prodotto l'aumento di temperatura. Vediamo invece la situazione del gas che viene trattato a pressione costante. In questo caso, dice il primo principio, delta U, cioè la variazione d'energia interna, è uguale a Q meno P delta V, e P delta V è l'espressione del lavoro nel caso di pressione costante. Da questa formula ricaviamo che Q, cioè la quantità di calore che ad esempio è stata fornita al gas, sarà uguale a delta U più P delta V. Cioè, questo che cosa vuol dire? Che se io fornisco calore ad un gas mantenuto a pressione costante, questa quantità si convertirà in parte in energia interna, ma solo in parte perché l'altra parte servirà a compiere del lavoro. Per questo motivo l'aumento di energia interna sarà inferiore e anche la variazione di temperatura nella trasformazione isobara sarà minore di ciò che accade nella trasformazione isocora. Andando a rivedere dunque la formula del calore specifico, ecco che se il denominatore, cioè il delta T, risulta minore, quindi se il delta T è più piccolo, il C, cioè il calore specifico, diventa più grande. E questo dunque vuol dire che il calore specifico a pressione costante sarà sempre maggiore di quello a volume costante, perché la variazione di temperatura che si ottiene a pressione costante fornendo la stessa quantità di calore sarà minore di quella ottenuta in una trasformazione isocora. Ora ciò che ci proponiamo è calcolare
quanto vale il calore specifico per i gas perfetti nelle due situazioni. Qui nel frattempo vi ho richiamato che il calore specifico a pressione costante, il Cp, sarà sempre maggiore del corrispondente calore specifico a volume costante, Cv. Allora, vediamo questo calcolo, il calcolo del calore specifico nel caso dei gas perfetti. Prima di esaminare come fa il libro il risultato, andiamolo a calcolare, ma c'è bisogno di un chiarimento riguardo a questo aspetto che è non molto ben sviluppato dal libro. Qui introduce il concetto di massa molare, anche noi già lo abbiamo fatto. Noi sappiamo che la massa molare, che si indica in genere con la lettera M maiuscolo, rappresenta la massa di una mole di quel gas, e quindi si esprime in grammi o nel sistema internazionale chilogrammi fratto mole. Quello che dice inesatto il libro è che, va bene, la massa molare è la massa di una mole di sostanza espressa in chilogrammi mole, e la stessa cosa dice del peso atomico o peso molecolare di una sostanza, ma queste ultime sono di solito espresse in grammi mole. Non credo che questo sia il modo in cui vi esprimete in chimica. In realtà quello che noi sappiamo è che, ad esempio, in chimica voi, pensando all'ossigeno, pensiamo all'ossigeno molecolare O2, voi dite che la massa molecolare dell'ossigeno, massa molecolare relativa, è 32 UMA. Che cosa vuol dire? Che la massa di una particella di ossigeno, di una molecola d'ossigeno, è 32 volte quella dell'unità di massa atomica. Però questa informazione, che il peso atomico relativo, o meglio il peso molecolare relativo, ci informa anche sul fatto che una mole di ossigeno ha una massa di 32 grammi, e dunque che la massa molare dell'ossigeno è 32 grammi per mole. Insomma, siccome questo problema ci ha tormentati per lungo tempo, fate attenzione a questo ragionamento sulla massa molare. Allora, andiamo alla pagina successiva e seguiamo la dimostrazione che riguarda il calcolo del calore specifico dei gas perfetti. Allora, innanzitutto si parte con il calore specifico a volume costante, e ci viene ricordato che in una trasformazione isocora sia Q uguale delta U, lo avevamo già detto, e inoltre vale la relazione delta U uguale NRL delta T fratto 2. Ora, su questo vorrei richiamare un momento la vostra attenzione. Cosa avevamo detto dell'energia interna? Dicevamo che nel caso di un gas perfetto l'energia interna non è altro se non la somma di tutte le energie delle singole particelle. Ma essendo tutte queste particelle indipendenti le une dalle altre, quindi non essendo presente una forma d'energia potenziale, l'unica forma d'energia presente era l'energia cinetica. Ed avendo n particelle, ecco che l'energia interna sarà data da n volte l'energia interna della singola particella, che è data da L mezzi costante di Boltzmann per T. Forse ricorderete più facilmente il 3 mezzi costante di Boltzmann per T, che vale per un gas monoatomico, o per la componente traslazionale dell'energia cinetica. Ma se parliamo di molecole più complesse, bisogna tener conto dei gradi di libertà. L mezzi costante di Boltzmann per T. Siccome il numero di particelle si può esprimere anche come numero di moli per numero d'Avogadro, moltiplicandolo poi per L mezzi costante di Boltzmann per T, avevamo introdotto un'altra costante che era legata alla costante di Boltzmann e a N. In particolare vi ricordo che la costante di Boltzmann noi l'avevamo definita come rapporto fra la costante dei gas perfetti e il numero d'Avogadro. Lo stesso valore della costante di Boltzmann, 1,38 per 10 alla meno 23,
lo avevamo legato ai valori di R, 8 e 31, le cifre lette al contrario, e diciamo la potenza del 10 che compare nel numero d'Avogadro, 10 alla 23 che a denominatore portava alla costante di Bohnsson come 1 e 38 per 10 alla meno 23. Bene. E poi c'era anche l'unità di misura, che in questo caso sono joule fratto Kelvin. Ma torniamo a noi. Se la costante di Boltzmann è definita in questo modo, il prodotto della costante di Boltzmann per il numero d'Avogadro dà allora la costante dei gas perfetti R. E se io proseguo dunque questo calcolo, ottengo n volte R per L mezzi e per T. Dunque, scritto riorganizzandolo, l'energia interna di un gas perfetto è data da L mezzi nRT, dove T è la temperatura assoluta. Se parliamo invece di variazioni di energia interna, questa sarà data da energia interna finale meno iniziale, cioè L mezzi nRT finale meno L mezzi nRT iniziale, cioè L mezzi n r delta t. Ecco da dove viene questa formula che il libro riprende. Torniamo dunque a seguire il percorso del libro. Eravamo qua. Allora, iniziamo il calcolo del calore specifico a volume costante. Esso è dato dal rapporto fra Q, calore somministrato al gas fratto m massa del gas per delta t sua variazione di temperatura in condizioni di volume costante isocora. Ma dal primo principio sappiamo che Q è uguale a delta U nel caso delle trasformazioni isocore e dunque ecco giustificato il secondo passaggio. Il terzo passaggio lo si ottiene sostituendo delta U, la formula che abbiamo appena dimostrato, L mezzi nR delta t. La semplificazione di delta t lascia questa formula. A dire il vero, se noi volessimo vedere la formula vera e propria, sarebbe rimasto, guardando qua, L mezzi, poi c'era n per R fratto la massa del gas. Ma siccome la massa del gas si può esprimere come numero di moli per la massa di una mole, la famosa massa molare di cui abbiamo parlato prima, ecco che si può semplificare n il numero di moli e si giunge subito a questa formula. Il calore specifico dei gas perfetti a volume costante è dato da L mezzi R fratto m, dove m, ripeto, è la massa molare del gas. Cosa possiamo dire invece del calore specifico a pressione costante? Finora abbiamo trattato di volume costante. Beh, qui ci dice subito il risultato è questo. Costruiamolo magari insieme. Quindi apriamo la lavagna e andiamo a calcolare questo calore specifico a pressione costante. Abbiamo detto sarà dato dal rapporto fra il calore somministrato al gas fratto il prodotto fra la massa del gas e la sua variazione di temperatura. Ovviamente tutto questo a pressione costante. Dal primo principio ricaviamo che Q è uguale a delta U più P delta V, l'abbiamo ricordato prima, e sotto al denominatore rimane m per delta T. Spezziamo la frazione in due parti. La prima dice delta U fratto m delta t. La seconda dice P per delta V fratto m per delta t. Ora, la prima parte è identica a quella che abbiamo già trattato finora. Dunque, il risultato di quella prima parte è L mezzi R fratto m massa molare del gas. Resta da esaminare la seconda. Nella seconda osserviamo che al numeratore c'è P per delta V. Ora,
Per assonanza uno pensa subito all'equazione di stato dei gas perfetti, P per V uguale nRT. Ma avendo la pressione costante, P per delta V che cos'è? P per V finale meno P per V iniziale. Quindi nRT finale meno nRT iniziale. Insomma, nR delta T. Questo permette di semplificare il delta T e ripetendo il ragionamento fatto prima, cioè sostituendo la massa del gas con il prodotto fra il numero di moli del gas e la massa di una mole di gas, otteniamo che il secondo termine ha come valore R fratto M. Dunque, raccogliendo L mezzi più 1 R fratto M porta al risultato del libro L più 2 fratto 2 per R fratto M. Nel caso del gas monatomico, ad esempio, che ha un numero di gradi di libertà pari a 3, questo porterebbe a un 5 mezzi. Nel caso del gas biatomico, che ha 5 gradi di libertà, verrebbe 7 mezzi. Dunque siamo arrivati a questo risultato. Ora un commento su questo ragionamento, perché ricordiamo che tutto questo nasce, in fin dei conti, dalla costruzione che noi abbiamo fatto della teoria cinetica. E dunque la teoria cinetica è in un certo senso messa alla prova, sfidata da questi calcoli, perché se questi calcoli che noi abbiamo fatto sono corretti, sono coerenti, cioè il modello esprime bene una rappresentazione del sistema gas, allora dovremmo trovare che misurando sperimentalmente i calori specifici dei gas perfetti, a pressione e a volume costante, si dovrebbero ottenere dei valori corrispondenti a quelli previsti dalla teoria. Vediamo dunque come sia possibile fare questo confronto. In genere, si determina di un gas quello che si chiama il gamma, cioè il rapporto fra il calore specifico a pressione costante e quello a volume costante. Sostituendo a Cp la sua formula e a Cv la sua formula, notate che ovviamente viene fatto non il rapporto ma il prodotto del numeratore per l'inverso del denominatore, quello che rimane è semplicemente un rapporto indipendente dalla massa molare, scompare anche nel calcolo la costante dei gas perfetti e resta semplicemente L più 2 fratto L, dove L, ricordo, è il numero di gradi di libertà del sistema. Intanto notiamo che il numeratore sarà sempre maggiore del denominatore, quindi gamma sarà sempre maggiore di 1, ovviamente, perché il calore specifico a pressione costante è sempre maggiore di quello a volume costante. Ma la cosa interessante è qual è la previsione, cioè la previsione è che se abbiamo a che fare con gas monatomici, quindi con L uguale 3, il gamma diventi 5 terzi, cioè 1,66. Se abbiamo a che fare con un gas biatomico, dunque con 5 gradi di libertà, il gamma diventi 7 terzi, cioè circa 1,4. Ecco rappresentati i valori sperimentali dei gamma per diversi gas e quello che si nota è l'impressionante, diciamo, correttezza della previsione. Guardate ad esempio l'argon, uno dei gas nobili, l'elio, altro gas nobile, quindi monoatomici. Ecco che il valore sperimentale del loro gamma è 1,67, 1,65, molto prossimo a 5 terzi. Andiamo invece a esaminare un gas biatomico come può essere l'idrogeno, oppure come può essere l'ossigeno, o se vogliamo anche l'aria, che è una miscela prevalentemente di due gas biatomici, ed ecco che i valori sono 1,40, 1,42, 1,39, dunque valori molto prossimi a 7,15. Insomma, questo studio sui gas perfetti, sui calori specifici dei gas perfetti, oltre a fornirci delle informazioni
più approfondite sul loro comportamento, ci dà anche una conferma ulteriore della bontà della teoria cinetica che abbiamo sviluppato.